Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi un video un po' diverso, vi porterò in polisportiva da Giorgino perché farà la maialata, che non è una cosa brutta ma è una mangiata tutta a base di maiale. Ma prima di partire do un'occhiata ai salami, visto che mi avete chiesto, siete curiosi, gli ultimi salami che ho fatto con Leo e Giorgino ce li ho qua nello stagionatore e vi faccio vedere come stanno procedendo. Direi che procedano piuttosto bene e adesso siamo pronti per partire e andare a solare di buon porto per andare a mangiare il maiale di Giorgino. Ci vediamo dopo. Allora, sono arrivato a Solara. C'è già la sala imbandita, pronti per il pranzo, oggi questa volta più intimo, vero Giorgino? Un pochino più intimo perché ci siamo leggermente in meno e sì. Più familiare. È più familiare. Però è sempre la maialata, eh? Sì, certo. Allora, e il programma del giorno quale sarà? Il programma del giorno è fatto in questo modo. Facciamo un antipasto fatto da che? Una fetta di salame normale, una fetta di salame agliato. Mettiamo una fetta di pancetta coppata, sì. Un grissino al lardo di Giorgino, di Colonnata, chiamatelo, non è di Colonnata, è di Giorgino, e un grissino al prosciutto, più due cipolline al balsamico. Questo è l'antipasto. Boh, c'è gente che avrebbe già pranzato così. Ah, è un bel antipasto, ricco, eh? Questo è un antipasto ricco. E poi di primo? Poi di primo abbiamo quei famosi maccheroni ziti, rotti a mano, scavezzati a mano, con ragù di maiale fresco. Fresco vuol dire macinata la carne e fatto il ragù. Fatto il ragù. E siamo arrivati al primo. Nel secondo abbiamo deciso quest'anno di fare un po' la ripetizione dell'anno scorso. Ossa di maiale del lombo. Sì, bollite. Bollite con la lingua di maiale. Okay. Lessata con salsa verde. Buono. E insalata, radicchio insalata. Dopo fatto questa portata ne abbiamo un altro, sempre lessata, con lo zampetto di maiale, un metà ciascuno, e gli stinchi di maiale o la cosiddetta gallina. Sapete come è fatto il prosciutto, no? Viene via lo stinco, quella parte che va vicino lì, la si chiama gallina perché se la prende sembra una rete. Muscolosa, che diventa è muscolosa. Gelatinosa. Gelatinosa. E quella lì la diamo a un pezzettino ciascuno con il mezzo zampetto. Fatto questo qui, prendiamo il sorbetto e poi dopo aspettiamo un quarto d'ora, 20 minuti da poter digerire un attimo e poi facciamo il salame al forno. Qui da noi è una tradizione fare il salame al forno. Famoso salame al forno fresco, fatto fresco. Fatto da ieri mattino. Vi saluto tutti. Cioè, come mai? Ci vediamo. Come mai? Vuoi la battuta? Perché sono andato. Ah, qua. E qua abbiamo la ditta alla pasta. È la nostra cuoca. Al mio Giorgino. Questa è la nostra cuoca. Ragazzi, abbiamo delle donne fantastiche, oi, occhio. Sì, tutti volontari, eh? Tutti volontari, qui paga nessuno prende un soldo. Ah, va bene. Niente, dicevo col salame, il salame fatto da ieri, fatto da me, il salame gentile. Sì. Che direi che ve ne faccio vedere uno, aspettate. Quello che mi dispiace perché sotto a stagnola perché vanno nel forno. Certo. Comunque voi capite che questo salame da 1,5 kg. Voglio dire una cosa, io ho visto delle patate anche in giro. Allora, con il salame noi presenteremo, anzi le donne hanno già preparato in cucina, le patate al forno. Adesso faccio un giro in cucina. Sì, fatto questo giro. Dopo noi abbiamo, come sapete, abbiamo il lambrusco, abbiamo il prosecco, abbiamo l'acqua. Salsa verde. Abbiamo, sì, c'è la salsa verde. L'avete fatta voi? Sì. Con gliel'ho detto, con il lesso abbiamo la salsa verde, fatta dalle donne in cucina. Qui non si compra niente, si fa tutto sul loco, a chilometro zero. Volevo dirvi questo, fatto questo qui, aspettiamo ancora quel quarto d'ora. E poi dopo prendiamo il belsone, non ciambellone, al belson del basso modenese. Da pucciare il vino. Da pucciare il vino, caffè, liquore, e via, e poi ci si allutiamo. E invece per le bevande?
bevande, ho detto che avevamo il Lambrusco fatto in casa, anche questo. Più abbiamo del Prosecco della Val d'Obbiadene, come voi sapete che io lo prendo alle serre da Camillo, quindi beviamo quello lì. Siamo perfetti, adesso faccio un giro in cucina, così vi faccio vedere anche tutti i cuochi. Ah, vi volevo dire una roba, staff. I gentili che ho messo lì, che ieri ne ho fatte 9, le ho prese dalle sorelle Calvi, ecco, di Stufione, perché lì non si sbaglia mica. Facciamo uno spoiler, va bene. Vado a fare un giro in cucina, dai. Intanto ciao ragazzi. Allora, qua abbiamo già gli antipasti quasi pronti. Qui manca il grissino. Qui abbiamo, vieni Davide, vieni a vedere cosa ha fatto quella donna lì. Prova a guardare. Qua abbiamo il ragù che ha cotto 8 kg di ragù. Ha fatto quella donna qui, la vedete, Giorgio. Poi abbiamo già l'acqua che è pronta per gli ziti, le patate da infornare. Adesso passiamo all'esterno dove ci sono già, prendiamo, dove ci sono le bollitura. La salsa verde, vediamo. Fantastica. Le cipolline d'agro. Avevo promesso che dovevo fare un video. Bella, adesso mi prendo la ricetta così la replichiamo. Sono bravo, È buona, Giorgio? Sì. Abbiamo lavorato tutti. Qui abbiamo il nostro Luca. Lo riprendi, Luca? Il mio braccio destro. E il mio braccio destro in questa situazione qua. E il mio braccio destro. Perfetto. Questo è il nostro capo, ragazzi. Direttore, presidente. Il nostro capo. Sì, buongiorno. È il nostro presidente, sì. Andiamo verso l'uscita, qua stiamo preparando il gnocco fritto. No, qui abbiamo un mio cugino, aiutante di prima, nella bollitura delle ossa. E perfetto, delle... buongiorno. Buongiorno lei. E poi ci vuole. Qui abbiamo il nostro barbiere. Allenatore di calcio, questo qui. Questo è il nostro maestro di calcio. Ex giocatore bravo. Ha detto le calze. Ha detto la bollitura dei maestri. Certo, prendi là. No, scopri appena appena lavoro. Così, guarda lì. E qua? Vuole, ecco, adesso vuole. Schiumato. Che tiriamo via schiumato. Esatto, adesso vuole schiumato. Prendi quello là. Benissimo, andiamo benissimo. Adesso i bruciatori potete anche darci su appena appena. Allora, Giorgio. Giorgino, tu hai messo dentro le lingue e gli zampetti dentro a una rete. Ad una rete con gli stinchi anche. Sì, e le lingue. Perché così non si perdono nella caldaia. Anche lì. Perché quando le prendiamo su sono già unite. Sì. E quando andiamo manco non facciamo altro che tagliare la rete e distribuire il fatto. Certo. Che questa roba vuole servita calda. Certo, certo. Perché freddo non vale un tubo. No. Ecco, adesso fanno la schiumatura e poi dopo. Quanto tempo deve bollire? 3 ore. Lo zampetto anche 3 ore e un quarto. Lo zampetto. La carne d'ossa va bene e le lingue. Sì, ma lo zampetto deve sciogliersi. Sono anche 3 ore e 20 minuti, non succede niente. Quest'anno niente lingue? Non le mettiamo. No, niente orecchie? Niente orecchie quest'anno. Okay. Avevamo detto, dirti la verità, avevamo detto con i nostri responsabili qui della poliziottiva, avevamo detto di fare la testa, la testa di maiale con le orecchie e i cotechini bolliti. E poi abbiamo rinunciato perché c'è troppo manodopera da presentare, perché se sei in 20 persone puoi fare questo, 60 o 70 persone l'ultimo mangia la carne per me, non va bene. Davide, queste sono le lingue, vedi? Va sotto, lì, vedi? Ok? Allora Giorgino, sì. Abbiamo anche degli addetti, dei volontari della Protezione Civile. Sì, questo qua. È mezzo capoccia, stamattina è stato impegnato. Avevano una vasca, una piscina che ci stavano almeno 40 persone dentro. Non so se hanno fatto il bagno oppure no. E non è niente quella lì, ce n'è ancora, c'è del resto. Cos'è successo? È una esercitazione per. Sono barriere anti-inondazione, che sono state provate. In più è stato provato anche un po' tutte le attrezzature, quindi torre faro, radio, insomma, per la comunicazione della protezione civile. Molto importante. Sì. Bene, bene, grazie. Visto che è un volontario è tutto gratis, quindi grazie a tutti i volontari della protezione civile. Sì. Ok. Allora, praticamente dalla protezione civile ai crostini oggi. Sì, ma ti dicevo. Dalla protezione civile ai crostini, sì. È un passo breve. Stavo dicendo Davide che qui non solo le donne ma
anche gli uomini danno certo. una mano in cucina e si usano, si adoperano per tutto quello che c'è da certo. fare. La domanda è, ma i nostri giovani lo faranno poi? Speriamo, no, viviamo di una speranza, speriamo di sì, che qualcuno apprenda che questo è una cosa seria. Certo. Sono valori da tenere in considerazione, certo, è certo. vero, valori... e da portare avanti. Che è tutta roba manuale come veniamo, tutta roba nostrana. Allora ci siamo seduti a tavola, sto inquadrando Francesco che è il nipote di Giorgino, che gli farò due domande. Quanti anni hai? 14. 14 anni, ti chiedo, ma tu hai mai partecipato alla produzione dei salami, a tutta la lavorazione del maiale? Partecipato no, ma visto sì. Visto sì. Visto sì. Sei un interessato, ti interessa? Pensi che la cosa ti possa piacere? Giorgino, sì. Gli sto chiedendo se proseguirà la tua tradizione. Gli ho chiesto di segnarmi. Ecco. E lui cosa ti ha detto? Ah, quando ho un po' di tempo mi insegna. Quando ho tempo io, mamma mia. Ah, ecco. Tanto è arrivato il primo l'antipasto. Parcheggio giù un attimo così possiamo mangiare, ma mi raccomando, devi imparare, sono cose che sono utilissime, lo so. È una tradizione che non bisogna perdere, mi raccomando. Allora, Silvana, Mara e Claudio ai fornelli che preparano la pasta, gli ziti, vero? Sì. E lui è proprio il presidente della polisportiva. Bene, per il momento sì, bene. Allora adesso vado a mangiare, aspetto il vostro primo. Perfetto. Quella pancetta coppata qui, hai presente quando abbiamo fatto quella là? Sì. Quella lì. Buona. È buonissima. Io voglio. È venuta benissimo, vedo che ne facciamo un'altra. Ieri ho preso i chiodi di garofano, ogni tanto io farò un chiodo di garofano. Io volevo tanto, ma guarda che roba, Davide, guarda. La mia pancetta coppata, guardate che roba, è roba da film, sembra messa con la colla. Questo è anche il suo salame. Leggermente agliato. Io te la torniamo a fare. Da benissimo adesso. Diceva Giorgino che il ragù era saporito, ma gli ha portato una vaschetta a assaggiare. Ma secondo me è molto buono. È buono, eh? Molto. Allora adesso cosa fai? Porzioni le lingue, Giorgio? Sì. Come? Finiamo con i piscina di anche. Sì. Posso? Vai. Sì. Prova assaggio. Com'è? Ottimo. Controllo qualità. Ancora un po', però fanno un buon profumo, eh. Meno male, meno male, bene, bravo, così. Ah, la patata fritta al forno lessata, che Dio benedica la patata. Grazie. Prego. Cosa abbiamo qua, Giorgius? Abbiamo le ossa bollite. Le ossa del lombo. Le ossa del lombo. Va bene anche i fondi. Vedete, legate in una rete per una cottura più uniforme, per non perderli poi nella pentola, nel pentolone. Sì, altrimenti si rompono. Poi ce ne hai lasciate della carne, eh? Ma intanto portiamo via questo che è aspetta che si sprecano tutti. Aspetta. Le, andè che? Le, forza le. Fexe come di me. Sì, vai. Una fetta di lingua, Giorgio. Una fetta di lingua, così. Quelle due lì
bene, mangiate. C'è anche la salsa verde. Sì, sì, me la mangio. Me la mangio. No, queste le mie. Metto un pochino di sale. E la lingua con la salsa, ragazzi miei. Guarda qui che roba, guarda, guarda qui. Tanta roba. Questa è a fine del mondo. A fine del mondo. Allora, questa è la gallinella? Sì. Gallinella. E poi il muscolo... Del prosciutto. Del prosciutto, quello dove appoggia lo stinco, dico bene. Questa è una cosa nuova. Questo è buonissimo. Burro. Burro. Allora adesso andiamo di zampetti? Zampetti. Serve a te? A me. Così. Via. Questo è pronto? Sì, dove c'è la... Quindi c'è zampetto e gallinella. La messi dentro, il salame è scaldato. Sì. Il capo è scaldato. Sei il capo, eh? Sei il capo, sono Giorgino, tu lo sai. Non c'è di capo chef qua. Com'è? Per me lo zampetto è pari il prosciutto, quando è cotto bene. Allora, le patate sono pronte adesso, vero? Eccolo. E voilà, come vuol tagliato, di sbieco? Leggermente a fetta da salame. Come, scusi che non ho capito? Tagliato a fetta da salame. Ma forse un salame? O no? No? Io sono la bocca salata. Perfetto. E vai, adesso li devi tagliare tutti? Sì. Ce n'è, eh? Allora, ultima portata di carne, salame al forno, naturalmente salame che ha fatto Giorgino in budello gentile, poi cotto al forno e poi con le patate. Aspettiamo Giorgino per mangiare insieme. Sei già pieno, Giorgio? Ero pieno anche prima, sì. però la fettina del salame al forno, questa ci sta, eh? Poi, sì. Assieme a quello lì ci mettiamo anche due patatine al forno. Ok? Vale. Perfetto. Io, venendo da una città un pochino più grande come Modena, mi accorgo proprio che nei paesini come Solara, Monporto, questi porti qua, c'è molta convivialità, è proprio tutta una cosa diversa. Questo è un paesino che non c'è niente. Ma vedi, le feste sono ancora a livello paesano, antico, sì. Con mentalità di una volta, di stare insieme, passare una giornata, con poco, ma stare insieme. Sì, sì, proprio una bella giornata. È vero. Te sei inossidabile proprio. No, grazie. Sei proprio inossidabile. Grazie davvero. No, ringrazio te per l'invito. Anzi, a me è dispiaciuto che non ci sia il tuo papà. Il papà, l'ho pensato, però... l'abbiamo videochiamato. Beh, ma è anche, era giusto che andasse anche... È vero. Beh, cioè io comunque valgo per due, quindi sono venuto... Tu vali, per questo vali per cinque. No? Per cinque. Va bene, dai. Ascolta, allora adesso mangiamo il belsone e poi andiamo a fare una dormitina, perché... Mangiamo il belsone, prendiamo il caffè. Poi vedrai che ci salutiamo tutti a vicenda come fosse una famiglia aggrandata, certo. Allargata, una famiglia allargata. Questa è con la marmellata. Sì. Com'è? Bisogna pucciarlo nel vino però, eh. Luca! C'è il vino. Dai, che c'è il processo, c'è il processo. Questo è il mio prosecco. Abbiamo... di Camillo, le serre di Camillo. Abbiamo una partita.
Serre Provvidenziale. Qui. Dove si trova? Le Serre si trova. Aspetta, in Val d'Obbiadene, aspetta, a Combai, Combai. Sì? Bene, allora si sente? Sì, sì, noi ci siamo. Sì, noi... È molto buono. Ecco buono, molto buono. Guarda ma Davide cosa fa Giorgino. Guarda ma cosa fa Giorgino, hai visto? Cosa? Stamattina ho avuto soldi con il buono, ti do proprio. Ma è così, sono giornate paurose. Caro Davide. Allora, ti ringrazio per l'invito, gradito invito a questo pranzo, che questa volta era un più intimo. Solo persone del posto. Tutti i locali, io ero solo il foresto. No, tu sei stato meraviglioso come sempre, e l'invito è stato d'obbligo. Grazie. Mi spiace solo che non ci sia stato il tuo papà. Vabbè. Però per queste questioni, diciamo questo così. Quest'altro anno, va bene. Davide. Allora io ti ringrazio, Giorgino. Se non ti chiamavo era una cosa vergognosa. Ah, no. Va bene. Allora, niente, io direi che ci possiamo vedere in un prossimo video. Spero che Giorgino abbia voglia di insaccare qualcosa. Sì, ma adesso lo si può fare perché tu hai lo stagionatore, sì. E diciamo che possiamo avanzare una parola in più, perché altrimenti la macellazione di questi giorni sarebbe già finita. Cioè, gli occhi un po' lucidi, ho un po' bevuto troppo. Anch'io, a dirti la verità, sì. Ho un occhietto un po' stanco. Ormai, spero di... Mi fermo un po' a bordo strada a dormire. Va bene, signori, allora grazie per la visione del video. Insomma, se vi è interessato, ma insomma, sono momenti di convivialità. Come dicevo, nei paesini c'è molto più intimità. No, è bravo. Io lo torno a dire più... roba antica, no, non è vero, c'è proprio perché la gente è vicina, certo. E ci conosciamo un po' tutti, sì. E facciamo ancora quelle feste, detto così, paesane. Allora dai, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, esatto. E ci vediamo alla prossima. Saluto anche mio nipote e mia moglie. Adesso ci salutiamo. Signora Tagnetta, un saluto a tutti i follower di Giorgino, ok? Francesco, saluto ai follower di mio nonno. Ciao, va bene. Allora, abbiamo salutato tutti e ci vediamo al prossimo video. No, diciamo arrivederci. Ciao. Grazie come sempre, caro Davide. Ciao. Sei un uomo signore. Grazie. Bravo.